fare il punto della situazione, sugli allenamenti, sulla preparazione. Io sono Bruno Felicetti, direttore dell'azienda per il turismo a Val di Fiemme, quindi siamo partner da 7 anni di questa esperienza di vacanza, di allenamento, di collaborazione, direi, assieme ovviamente al Trentino. Una collaborazione che sta dando risultati, anche in campo femminile. Ieri avrei dovuto festeggiare con il gradino più alto, però fino all'ultimo punto la sono giocata, e quindi una squadra giovane che sta facendo molto bene, quindi speriamo di aver dato anche noi un piccolo contributo in questi successi. Abbiamo il piacere oggi di avere qui con noi il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, l'avvocato Pietro Bruno Cattaneo. È stato eletto a febbraio, quindi 26 di febbraio. Ma conosce molto bene Cavalese, perché è stato qui anche altre volte e conosce la partnership in atto tra Trentino, Val di Fiemme e FIPAM. Diamo a lui l'onore di aprire questo incontro e portare il saluto a tutti voi, anche dirci quali sono le prospettive di questa federazione per i prossimi anni. Grazie, molto volentieri. Parlo di questa esperienza che abbiamo con questa comunità ormai da tanti anni, come si diceva, veniamo sempre con grande piacere, abbiamo avuto la possibilità di sperimentare l'accoglienza, l'ospitalità della gente del Trentino, cosa che peraltro si è anche manifestata durante il recente trofeo delle regioni che abbiamo fatto a Rovereto, dove abbiamo avuto veramente grande piacere di esserci, la manifestazione è stata organizzata benissimo. Dico che da milanese ho provato una grande invidia per gli impianti meravigliosi che ci sono qua, visto che a Milano stiamo attendendo, sono lì aspettando Godot, che sarebbe poi il Palazzo dello Sport di Milano, però prima o poi arriverà, speriamo. E devo dire però che è stata un'esperienza molto bella, veramente ci siamo trovati molto bene. Le soddisfazioni non sono mancate in questa estate, abbiamo avuto dei successi a livello giovanile, molti successi, tra cui voglio ricordare i 2 campionati europei, under 16 femminile e under 17 maschile, i 2 secondi posti, i 2 trionfi alle IOF sia maschile che femminile, e questa esperienza veramente che ci ha fatto palpitare, ci ha fatto sperare di avere questa meravigliosa ciliegia, perché non è una ciliegina, questa è una ciliegiona sulla torta del Gran Prix. Però siamo contentissimi, siamo molto contenti, le nostre ragazze hanno dimostrato di essere all'altezza di una competizione così importante. Siamo anche molto confidenti nella nostra squadra maschile, ho avuto il piacere prima di parlare con alcuni dei componenti della squadra e siamo confidenti che verrà fatto un buon europeo, questo è quello che noi evidentemente ci prefiguriamo, senza darci degli obiettivi più definiti, ma semplicemente dimostrando il valore della nostra federazione, che ricordo è nel nucleo dei 5 paesi che vengono considerati più importanti dalla federazione internazionale, insieme a Giappone, Polonia, Brasile e alla Thailandia, per il grande movimento femminile che ha sviluppato recentemente. Quindi sono le premesse per fare bene, ce lo auguriamo, saremo sicuramente al fianco dei nostri ragazzi, speriamo che la cosa abbia un esito positivo e comunque noi faremo, metteremo alta la nostra bandiera, della nostra federazione anche in terra di Polonia. Ne sono certo. Bene, grazie Presidente. Adesso la parola all'assessore allo sport Tiziano Bellarini. 7 anni fa lui era assessore al turismo, ha creduto in questa partnership e ha voluto ribadire anche l'anno scorso, quando abbiamo rinnovato l'accordo per un altro biennio, l'importanza di portare avanti questo progetto. Quindi la parola all'assessore. Grazie al Presidente Cattaneo, lo ringrazio per la parola di apprezzamento e di stima che ha voluto rivolgere alla conclusione del progetto della regione. Per noi è stato un momento di grande entusiasmo, ma soprattutto da parte delle ragazze, dei ragazzi che hanno partecipato, in tutto modo di giocare con loro, ovviamente le tante emozioni che ho saputo raccogliere, soprattutto per loro un momento anche di quello che lo sport deve trasmettere, credo, in ogni momento ai nostri ragazzi, quelli che sono i veri valori. Credo che la pallavolo sa trasmettere ai tanti ragazzi
quanto riguarda questa parte, insomma, che è nata 7 anni fa. Dopo 7 anni di solito è il momento della riflessione, della valutazione, ma sono certo che da parte del Presidente Cattaneo, che mi formo anche gli auguri per questo quinquennio, quadriennio direi di presidenza, che possa raccogliere soddisfazioni ad iniziare i prossimi campionati europei, da parte del Trentino, ma in particolare visto che siamo una valle che ha fatto dello sport una delle identità direi straordinarie, possa essere direi di pungolo ai ragazzi del mister Croce Brangini proprio per raccogliere quei risultati. Dicevo prima di un amico, la gente ci piace, ma siamo in attesa di raccogliere qualche gradino in più. Il Trentino è una terra che crede fortemente nello sport, nelle tante discipline, è più conosciuta, era conosciuta, possiamo dire, soprattutto per le discipline invernali, ma credo che da un decennio a questa parte, anche in tante altre discipline, anche le discipline indoor, stanno dando enormi soddisfazioni. E poter ospitare con un sorriso, com'è la famiglia Gilmozzi che vi ospita, che ringrazio Paolo, tutto il team, per quanto sapete dare direi ai ragazzi, un motivo di orgoglio, un motivo di soddisfazione, al di là della notorietà che porta alla valle, proprio perché questo rapporto, questa sinergia con la federazione che lei rappresenta è una sinergia che ha dato tutti positivi. E questo noi sappiamo raccoglierlo con grande entusiasmo per poter continuare, se da parte sua, Presidente, del suo consiglio direttivo, noi ne siamo ben felici di poter continuare. Io mi auguro soprattutto allo staff tecnico, ma anche i ragazzi possono trovare quella dimensione, perché il periodo della preparazione sappiamo è un periodo importante, strategico, per poi affrontare con quella capacità che effettivamente avete dimostrato, quelle soddisfazioni che sono le vostre, che sono le soddisfazioni di tanti sportivi che devo dire che in questi ultimi annati verso la pallavolo è ritornato l'entusiasmo credo che vi ripaga di quelli che sono gli impegni, la tanta passione che mettete in atto. Su questo l'augurio veramente di cuore da parte dello sport trentino, che in Polonia, visto che è una terra amica del Trentino, ci sono tanti polacchi che arrivano sul nostro territorio per tutte le vacanze, sia in inverno che in estate, possa veramente regalare più soddisfazioni come ricordo. Per questo un forte in bocca al lupo, e noi vi seguiremo con quella passione, con l'entusiasmo, ma soprattutto con grande affetto. Grazie Assessore. E adesso, siccome poi il capitano deve andare ad allenarsi, quindi sentiamo il protocollo e diamo la parola a lui, io vorrei ringraziare lui e la squadra per la disponibilità che da sempre danno quando sono qui ad allenarsi nei confronti dei turisti, dei tanti appassionati che frequentano il palazzetto ogni giorno, quindi per le foto, per gli autografi e in particolare anche per questo AgriVolley, che è una clip che stiamo costruendo, siamo alla quarta edizione e devo dire che la squadra si mette a disposizione prendendo sempre un po' in giro, no? Quindi in un senso ironico, e ci permette di, attraverso i social media, di parlare di questo momento di preparazione in maniera anche così scherzosa. Quindi grazie al capitano a nome di tutta la squadra. Però capitano, quali sono i sentimenti, le emozioni che si provano in questo momento alla vigilia di un grande appuntamento? Beh, le emozioni quando si prepara un grande evento come è quello degli europei sono sempre forti. Adesso ancora non ci siamo entrati a pieno perché siamo ancora in una fase di lavoro pesante che deve essere fatto chiaramente per preparare una grande manifestazione. Però devo dire che insomma qua a Cavalese abbiamo, e in Trentino in generale, abbiamo tutte, diciamo, le caratteristiche per poterci allenare bene. Siamo stati in questa struttura magnifica dove abbiamo accanto il palazzetto a due passi, quindi siamo messi sicuramente nelle migliori condizioni per poter lavorare, per poter ogni giorno dare il meglio per preparare questo europeo in Polonia. È chiaro che tutti noi vogliamo fare bene, vogliamo fare una grande manifestazione, anche perché siamo spronati, insomma, da quest'ultimo World League che proprio non è andata benissimo, però anche per questo vogliamo dimostrare che insomma, di che pasta siamo fatti. Quindi non vediamo l'ora, sia io che i miei compagni, che arrivi insomma,
la prima partita per metterci fin da subito in gioco. Quindi niente, mi unisco ai ringraziamenti all'assessore, insomma a tutta la regione, a Cavalese per l'ospitalità e insomma speriamo di, nel nostro piccolo di ripagare insomma, tutto questo con dei grandi risultati. Grazie capitano. Il sindaco di Cavalese Silvano del Pone ha avuto un'emergenza all'ultimo secondo, non può essere qui con noi a salutarvi, ma vi abbraccia così a distanza e mi ha pregato di portarvi il suo più grande in bocca al lupo per questa avventura. C'è l'assessore al turismo che però preferisce stare dietro le quinte, ma rappresenta ampiamente il comune di Cavalese. Passiamo un po' alla parte tecnica, insomma, no? Quindi al diciamo, vi saluto, grazie, ciao. Scusatemi. Ciao, rispetto, grazie. Il CT Gian Lorenzo Bigini, che conosco molto bene la struttura. Quali novità ci sono? Novità non ce ne sono, nel senso che io mi ripeto e lo faccio con piacere, io credo che questa sia una condizione, una situazione ideale dove poter dedicarsi al lavoro, dove poter mixare lavoro e riposo e dove la straordinaria disponibilità di tutta la vittima, soprattutto della famiglia Gimozzi, ci mette nelle condizioni ideali. Io credo che quando un allenatore nel corso della propria giornata puoi dedicare pensieri e tempo a solo pensare a come allenare la propria squadra, vuol dire che si trova nel posto giusto con intorno alle persone giuste. Io credo che questo qua sia sempre accaduto e continui ad accadere, quindi non posso che ringraziare e sottolineare come questo sia. È un po' distante da raggiungere, ma lì abbiamo ovviato, ma per il resto, lasciatemi la battuta, per il resto è un posto. Condizioni di lavoro sono ottimali in termini generali e qualsiasi piccola esigenza anche non programmata viene risolta con una disponibilità davvero straordinaria, quindi grazie. La nazionale questa? La nazionale, se chiedete ai giocatori vi dicono che sono molto stanchi, ma in realtà stiamo progressivamente andando verso una condizione generale migliore. Chiaramente abbiamo passato i primi due collegiali con un volume di lavoro e un'intensità molto, molto elevata, adesso progressivamente stiamo abbassando i volumi in termini proprio di pura quantità, sia dal punto di vista fisico ma soprattutto dal punto di vista tecnico, per cercare di metabolizzare il lavoro ed arrivare a questo campionato europeo a cui mancano ancora poco meno che 20 giorni nelle condizioni fisico-tecniche il più possibile ideali. Compensando anche o tenendo conto anche meglio di tutta una serie di problematiche che in parte sapevamo di avere dal punto di vista fisico e che progressivamente abbiamo risolto o comunque sono in via di risoluzione, e altre che sono sopraggiunte anche quelle sono in via di risoluzione grazie al preziosissimo lavoro dello staff medico, chiaramente in combinazione con un po' di tecnico sta cercando di creare le migliori. Un perfetto lavoro di squadra, no? Assolutamente, come necessario. Chiudiamo con Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, il quale ci parla un po' dell'importanza di queste partnership, non solo con la nazionale, ma anche altre iniziative che il Trentino ha sempre sostenuto. La nostra strategia per il turismo trentino, che portiamo avanti ormai da tanti anni, vede da un lato il contesto del nostro panorama, la natura, i parchi, al centro come uno degli elementi importanti. Al secondo posto, o a fianco, l'accoglienza sincera, spontanea delle famiglie che gestiscono le strutture, come qui avete citato Paolo, e poi il vivere il territorio all'aria aperta e in movimento. Quindi lo sport da questo punto di vista entra perfettamente nella nostra strategia. Allora abbiamo pensato già da diversi anni come promuovere tutto questo, no? Questo ambiente, questo contesto un po' speciale, l'accoglienza, però da vivere in modo attivo. E abbiamo pensato che l'aspetto più bello e forse più vero era far provare tutto questo ai grandi campioni, ai migliori testimoni che noi potessimo avere
in questo contesto, attraverso proprio dei momenti di preparazione reali, quindi non cercando un testimonial, poi facendogli fare uno spot in modo artificiale, ma facendo provare questa esperienza direttamente sul campo. E la più bella soddisfazione è vedere questi grandissimi campioni rappresentati dal nostro mister tornare con piacere sul nostro territorio, perché non ci sono condizioni di nessun tipo, tantomeno economiche, che possano costringere un mister con la sua squadra ad andare in ritiro in un posto dove lavori male, dove non possa portare a casa il miglior risultato. Non esiste nella pallavolo, ma non esiste in nessun altro sport. Quindi noi possiamo coniugare delle buone relazioni con la federazione, possiamo costruire una partnership importante, ma poi deve esserci la soddisfazione dei campioni. E allora tutto questo diventa una testimonianza per noi preziosa, che poi cerchiamo di riversare su migliaia, centinaia di migliaia, milioni di appassionati, dicendo: se qui vengono i campioni e si trovano bene, forse può essere una bella esperienza anche per tanti altre, per tante altre persone. Per fortuna, o per capacità di tutti, i risultati anche del turismo vanno in una direzione positiva, quindi si vede che la strategia sta funzionando, ci sta portando buoni risultati in estate, ma anche per fortuna in una stagione invernale. Quindi, come diceva l'assessore Mellarini, insomma, perché non proseguire su questa strada con l'aiuto del ministro, con l'aiuto del presidente, e continuare anche nei prossimi anni con questo servizio. Colgo al volo le parole dell'amministratore delegato per far presente che noi abbiamo 380.000 atleti maschi e femmine iscritti in 4.100 società, quindi datevi da fare che veniamo tutti qua. Abbiamo un grande piacere. Quindi voglio dire, noi il materiale ce l'abbiamo. Lei si è dimenticato, mi perdoni se non è un appunto, ma di dire che qui sono anche le strutture, è un problema mio, non so se si è capito, non è un problema vostro, è un problema mio di milanese, che abbiamo niente, Milano, ci abbiamo niente, quindi avete anche le strutture, noi siamo i 380.000, veniamo qua e facciamo vedere come andiamo. Bene, lo prendo come un impegno, assessore. Bene, pare che stiamo mettendo già le basi per proseguire con tante iniziative, perché la federazione è sempre molto disponibile su questo e le idee davvero non mancano. Se ci sono domande degli amici presenti. Ma cominciamo a chiedere quali sono i termini di durata adesso del partnership tra Trentino e Federazione, quando scadrà, e se oltre al discorso trofeo delle regioni è stato organizzato a giugno, sono previsti in futuro altri appuntamenti di livello nazionale o internazionale? Una parte della domanda, noi abbiamo sottoscritto un biennale, questa è la prima parte di questo biennale, andremo avanti anche per il prossimo anno, ma ci sono anche da sempre le prospettive per poter rinnovare, insomma. Come abbiamo fatto negli ultimi anni, le condizioni sono positive, c'è l'aspetto anche tecnico, va bene, non vedo grandi difficoltà a proseguire sul percorso. Tra l'altro ci sono già allo studio nuovi progetti per coinvolgere i giovani, per coinvolgere anche con dei camp, con delle altre iniziative per allargare non solo la presenza delle due nazionali, che è importantissimo, ma anche per allargare ulteriormente il movimento. Sulla seconda parte invece... No, beh, il trofeo delle regioni per noi tradizionalmente, se viene fatto in una regione, poi l'anno dopo e gli anni successivi si cambia. L'anno prossimo saremo in Abruzzo e poi vedremo cosa decideranno i nostri presidenti regionali, perché la consideriamo un po' la loro festa e quindi diamo loro la possibilità di determinare la sede del trofeo delle regioni dell'anno successivo. Se qua non si mettono d'accordo interviene il Consiglio federale, però normalmente si mettono d'accordo per una sorta di rotazione. Ci possono essere altre opportunità, vedremo anche cosa succederà per quello che riguarda gli appuntamenti internazionali. Nella federazione internazionale c'è un po' un rinnovamento anche delle classiche manifestazioni World League e Grand Prix. Hanno voluto chiamarla New Volleyball League, per la verità non è che si sappia molto, è un po' un abbozzo, ci sarà una riunione prossimamente alla Federazione Internazionale per delineare meglio i termini della questione e vorremmo che evidentemente il nostro intendimento è quello di portare la pallavolo di qualità in giro per tutta l'Italia, per dove c'è evidentemente voglia
desiderio di incontrare i nazionali. Fermo restando ovviamente che tutto viene concordato con i tecnici, perché è giusto che loro procedano nel loro lavoro nel miglior modo possibile. Laddove c'è questa coincidenza di fare un'attività che è di tipo promozionale della nazionale senza questo disturbo di livelli di preparazione, noi lo facciamo molto volentieri, perché vediamo che ovunque andiamo abbiamo un grande affetto, abbiamo un grande trasporto della gente nei confronti delle nostre squadre, e questo ci riempie di grande soddisfazione. Coach, c'è stata tanta pallavolo parlata in queste ultime settimane e poca pallavolo giocata. Il clima all'interno, dopo tutte le chiacchiere, com'è? Buono, molto buono, gli obiettivi sono chiari, per adesso ce li teniamo con noi, a me non piace, mi conoscete oramai, fare dei proclami, stilare delle classifiche, parlare di collocamenti all'interno della classifica, mi piace però condividere e avere molto chiari all'interno sia i propri pregi, i propri difetti, ma anche e soprattutto gli obiettivi, sia di percorso sia quelli finali. Quindi siamo, il clima è molto buono, i ragazzi sono molto disponibili, si sacrificano, passatemi il termine, che un sacrificio non è, perché insomma il loro lavoro e lo fanno così bene perché oltre a essere il loro lavoro gli piace, perché questa è una parte non trascurabile, se no non gli riuscirebbe così bene. E sì, ci sono, è chiaro che nello sport c'è sempre un avversario, sappiamo che gli avversari europei sono di grande qualità, però hanno fatto un Grand Prix davvero straordinario, e con questo lasciatemi fare una battuta, speriamo che non sia di anno in anno un'alternanza, ma che tutte e due insieme possiamo fare un finale di estate a braccetto molto buono, perché questo credo che per loro il Grand Prix sia stata una manifestazione davvero dove Davide ha mostrato il grande lavoro che ha fatto in questo periodo in cui ha lavorato qua e nel lavoro che la squadra poi ha mostrato sul campo. Noi abbiamo fatto all'inizio d'estate un po' più complicato, ma insomma siamo molto determinati, molto ambiziosi e ci presentiamo a questo europeo con grande voglia di fare bene. Ci sono altre domande? Con questo auspicio e questa determinazione abbiamo preparato un piccolo rinfresco per